l'emergenza è volta a garantire l'assistenza pediatrica a tutti i bambini che vivono in Regione Lombardia, quindi in modo particolare, visto che è questo l'elemento che manca, ai figli di cittadini irregolari. Le previsioni di carattere normativo che discendono anche da convenzioni stipulate dall'Italia a livello internazionale sono molteplici, i pronunciamenti della magistratura a riguardo sono di gran numero, si tratta di fare questo piccolo passaggio in più per risolvere la questione e garantire quindi l'assistenza pediatrica ai bambini anche nella nostra regione, ciò che da marzo ad oggi hanno fatto tante altre regioni italiane. Noi abbiamo voluto replicare nella sua straordinaria semplicità ed efficacia il provvedimento adottato dalla regione Friuli Venezia Giulia per venire incontro all'ambizione di una macro regione che si concretizzi nell'acquisizione di buone pratiche delle regioni confinanti. Allora il Friuli Venezia Giulia è andato in questa direzione, la Lombardia può fare altrettanto subito. Avete incontrato le associazioni, no? Cosa dicono? Come vengono curati questi bambini? Quali mancanze ci sono? Le associazioni ci ricordano, associazioni che col volontariato offrono l'assistenza e la cura ai bambini figli di irregolari, ci dicono che il numero di questi bambini che non ha mai avuto l'occasione di essere visitato da un medico nella nostra regione è altissimo. E in termini percentuali è di gran lunga maggioritario rispetto alla popolazione di bambini che vedono, questo rileva anche agli effetti delle vaccinazioni. Quello che queste associazioni ci ribadiscono con forza è che l'assenza di una continuità nell'assistenza pediatrica a questi bambini produce non solo delle problematiche di salute direttamente detta, verso le quali siamo tutti sensibili, ma anche argomento verso il quale è sensibile in modo particolare o dovrebbe essere l'amministrazione regionale, un costo maggiore rispetto a quello che sarebbe possibile sostenere, cioè questi bambini che finiscono con l'accedere nel momento del bisogno al pronto soccorso costano molto di più rispetto a quello che costerebbero se l'assistenza pediatrica fosse loro garantita da subito. Grazie.